Come ogni anno a tutti gli ospiti della struttura residenziale Oasi di San Francesco, agli operatori e alle loro famiglie, gli auguri di buona Pasqua arrivano dal direttore amministrativo Carmine Boffardi, così come il caro papà in passato Gaetano Boffardi è riuscito negli anni a trovare la strada giusta da percorrere con grande amore ed impegno che da sempre fanno dell'Oasi di San Francesco una struttura che accoglie come in una grande famiglia dove ritrovarsi insieme ad un bene grande, gli anziani. Coinvolgendo la terza età, gli operatori della struttura, anche quest'anno hanno voluto lanciare un messaggio di forza e speranza. Quante croci portate sulle spalle dai nostri anziani, quante cadute, ma hanno dimostrato tante volte di riuscire ad alzarsi. Sono maestri di resilienza che riescono a trasformare la croce nel bastone a cui sorreggersi. E poi un altro messaggio, non per nulla scontato, scorre tra le immagini del video, quello dell'amore, della fiducia, del rispetto, quella mano tesa, sempre pronta a sorreggere il prossimo e che ti salva dalla solitudine, che è una condizione sconosciuta in una struttura che ha voluto fortemente mettere al centro vite a confronto, in una luce di speranza. Gli anziani sono stati felici anche quest'anno di essere protagonisti della rappresentazione della Via Crucis. Portano con orgoglio il ramo d'ulivo e la croce, riuscendo a sbalordire anche i loro stessi operatori che sono rimasti sorpresi dal modo di interpretare e realizzare le scene, immersi nella spiritualità e nella fratellanza, come Papa Francesco ci ricorda in questa Pasqua, mettendo al centro la preghiera e soprattutto ci esorta a non dimenticare mai chi soffre e ha bisogno di aiuto. Via Crucis è diventata, diciamo, un evento consueto che ogni anno aspettano un po' tutti, proprio perché viene celebrato in un modo davvero particolare, come poi lo si potrà vedere anche nelle immagini, e soprattutto si vede negli occhi dei nostri ospiti anche una commozione, soprattutto al lavaggio della statua, di Gesù. E questo per noi, amministrazione, è semplicemente una grande soddisfazione dopo tutte le problematiche che quotidianamente, diciamo, dobbiamo affrontare per poter essere un po' al passo coi tempi, ma soprattutto al passo con le spese che sono in notevole aumento, come un po' tutta l'economia generale. Quindi siamo qui riuniti oggi questo Venerdì Santo per non pensare, diciamo, alle problematiche che ci assalgono, ma per pensare, di festeggiare nel miglior modo possibile questi giorni di Pasqua e soprattutto farli festeggiare a tutti i nostri ospiti che vivono qui da noi. Quindi da parte mia, da parte dell'amministratore, faccio un grande augurio di una serena e santa Pasqua a tutti coloro che ci ascoltano e soprattutto a tutti i nonnini che sono qui da noi. Buona Pasqua!